intanto grazie un sacco, io sono un sacco contento di stare a qua stasera a Danlariù. E che poi io sono francese, potrei pronunciarlo bene, voi non lo fate mai, io ero venuto tranquillissimo qua pensando che, siccome già ero stata una volta a Bologna, pensavo che oggi c'era poca gente, sarebbe Hai stata una iniziato a cosa sparare sulle ultime file. super intima, invece sono in super imbarazzo per questa situazione qua. E la cosa del libro è iniziato in realtà come collaborazione. Il libro è qualcuno l'ha chiamato autoproduzione assistita, perché è autoprodotto però da qualcun altro, perché non c'avevo i soldi ad autoprodurlo. Nello specifico è autoprodotto da Maccox, che è un... Qua tutte le volte io non so bene che tipo di composizione ci sta nel pubblico, nel senso che ci stanno magari persone che sanno benissimo chi è Maccox perché si leggono i fumetti e... Insomma, lo danno anche abbastanza per scontato, invece persone magari più legate al circuito dei centri sociali che non necessariamente poi lo conoscono, eccetera. Quindi magari se spiego delle cose che sembra che le ripeto non è perché vi tratto da deficienti, ma è perché non so proprio che tipo di background hanno le persone che ho di fronte. E Maccox è un fumettista che è diventato fumettista abbastanza tardi, tipo a 40 anni, insomma, quello che è, e però è esploso subito come fenomeno del web prima, cartaceo poi, eccetera, eccetera, e ha avuto un grosso seguito abbastanza rapidamente che gli ha permesso pure di avere la possibilità di fare una rivista tutta sua, che era Il Cane Mucco, che usciva in edicola per Coniglio Editore. E in questa rivista lui aveva tipo di 80 pagine, lui aveva 60 pagine e le 20 pagine che avanzavano lui si poteva scegliere dei collaboratori di volta in volta, eccetera. E io avevo provato a mandare delle storielle, che erano queste storielle con l'armadillo, a quella rivista lì. Quella rivista lì ha chiuso in realtà ingloriosamente al terzo numero per via in parte dell'editoria italiana, in parte per il mio influsso nefasto su tutte le cose su cui lavoro. E quindi praticamente E quindi niente, in realtà questa cosa dell'armadillo è rimasta un po' lì sospesa nel vuoto, fino a che Malcolm non ha deciso anche di provare comunque a investire su questa cosa qua e di propormi di fare un libro. In realtà questo libro in parte ce l'avevo già in testa, in parte avevo delle pagine già cominciate a bozzare, in parte già disegnate, eccetera, eccetera, perché in realtà il progetto di questo libro qua, questo libro è una raccolta di storielle tipo quelle che stanno sul blog, però c'è un filo conduttore che in realtà tiene una storia unica dall'inizio alla fine. Io gesticolo un sacco, me ne rendo conto adesso che vedo le mie mani davanti alla faccia, però se no mi imbarazzo ancora di più, quindi è così. E se no dovrei tenerle così. Il filo conduttore del libro sostanzialmente in realtà è il ricordo di una mia amica morta, che è una cosa che... Guarda come ha fatto calare subito il silenzio questa cosa qui. Però in realtà il libro non è una roba emo, piagnona, eccetera, è un libro pure divertente. Però questa cosa qui è un po' quello che fa da filo conduttore, perché questa è una mia amica che in realtà è un'amica di infanzia, Io sono cresciuto nei centri sociali, negli spazi occupati, eccetera, eccetera, e questa è una cosa che spiego anche un po' nel libro, e noi siamo bravissimi a far funzionare la memoria, la nostra memoria collettiva, i nostri morti, ricordarli, abbiamo tutto un codice per ricordarceli, con quelli che possono essere i concerti annuali, piuttosto che il manifesto commemorativo, piuttosto che la scritta murale, eccetera, eccetera, e sono delle cose che in qualche modo ci aiutano a mantenere viva la nostra memoria. Questa persona che è morta invece è un'amica d'infanzia che era completamente estranea a questo mondo, non si ascoltava manco la stessa musica che mi sento io, quindi era una persona verso cui non sapevo proprio come fare in modo di ricordarmela. Se gli avessi un concerto gli avrebbe fatto schifo, probabilmente la scritta murale sarebbe suonata inadeguata, eccetera, eccetera. Io l'unica cosa che so fare è fare i disegni, e quindi questa roba qua era una cosa che mi aiutava cioè in cui era un modo per mantenere qualcosa che parlasse di lei, perché poi quando tu hai conosciuto una persona vorresti sempre che la conoscesse, cioè vorresti sempre che fissare qualcosa, e anche di più vorresti che la conoscessero tutti, pure chi non l'ha conosciuta se la ricordasse. Quindi per me era anche un po' questo il senso di questo libro qua. Poi essendo una persona che era una mia amica d'infanzia in realtà, e il cui rapporto con lei ha accompagnato un po' in varie fasi della mia vita, e era anche un modo per raccontare appunto fasi della mia vita che vanno dall'infanzia ad adesso, e cercarle di raccontarle raccontando pure, cioè, delle cose buffe, che però raccontino pure un pezzo di come la mia generazione ha vissuto certi passaggi.
Così, no? Sì. Sì, sì. E vabbè, una volta, cioè questa qua è la genesi, no? Però è anche vero che il lavoro nel suo complesso viene anche da periodi diversi, cioè una ricostruzione anche un po' a posteriori, no? Di quello che è il libro, non nasce come libro questo lavoro, nasce comunque da tanti lavori che poi hai recuperato, poi hai ricostruito all'interno di queste tavole. Quindi volevo capire un po' qual è il tuo modo anche di lavorare rispetto a quello che fai, a come ti escono le storie, come ti escono, perché comunque sono tutte tavole, una, due, tre tavole, che poi assieme ricostruiscono il senso del libro, no? Che però hanno anche un senso in sé, che è un senso che innanzitutto, vabbè, questo qua è il mio giudizio, poi una capacità di cogliere il momento dell'umore, no? Quando lo collochi te è proprio. Cioè fa un effetto strano a me leggere le tue tavole, perché mi trovo a ridere da solo, così è una cosa che mi capita di rado, no? Quindi, e anche su, e questa qua è una tematica che affronti anche, magari hai difficoltà a gestire il tempismo su certe cose, ma invece nella narrazione è una cosa che lascia proprio il segno, no? Che scandisce bene tutta la storia. Quindi volevo capire come te ti metti davanti al tuo foglio e come vengono fuori le cose. Magari è una domanda di sicuro difficile, però te la volevo fare. In realtà questo qua non nasce come libro, però cioè, nasce da una serie di cose un po' croccate, eccetera, che però io poi ho ridisegnato tutto per farlo sembrare un libro vero e dargli omogeneità, eccetera. E questa cosa che di come nascono le storie è... E io ho la cartella bozze del cellulare piena di robe, perché io ho pochissima memoria a breve termine, ma perché ho preso un sacco di botte in testa, potrei dire perché non mi hanno nazisti, cioè potrei dire un sacco di cose preghe. E niente, quindi in realtà io non, cioè magari ho dei disprazzi tipo di situazioni che mi fanno ridere in mezzo alla giornata, pure questa sera o cose del genere. So benissimo che se non me ne fisso subito me ne scorderò e poi mi ritroverò, tipo se devo fare la storia del mio dì la domenica sera disperata, non so che cazzo fare, così. Quindi in realtà le salvo quando succedono su una bozza del cellulare e poi su un documento Word ci butto dentro tutta una serie di cose da rinfusa. Poi quando c'ho bisogno, tipo per questo libro qua che dovevo... Alla fine sono fatto in un'estate, quindi in un'estate buttare giù una serie di cose a mazzetta a un ritmo ancora più serrato delle storie dell'Undì, eccetera, eccetera. Riprendo la lista di tutte quelle robe là e cerco di. Cioè, di solito cerco di averci un'idea cardine che è quello che voglio raccontare come storia, e poi di infilarci dentro delle cose buffe che mi capitano. Quotidianamente, questo quando c'ho il tempo di lavorarci decentemente. Poi invece quando diventa tutti lunedì che non c'ho il tempo di fare niente, ogni tanto venivano degli accrocchi mostruosi che mi vergognavo a pubblicare, però la gente invece diceva da paura, e quindi però io di altre cose di cui mi vergogno un sacco in realtà. Di queste qua, leggendo lui, la faccio la domanda così poi non te la fanno in 200. Ma cosa ci dobbiamo aspettare da questo punto di vista? Ce la fai una tavola? Io lunedì prossimo, io posso dire una cosa, che in realtà lunedì prossimo ricomincio facendo una volta ogni due settimane. Dai. Era già scaduto il tempo. Però faccio una cosa fighissima in realtà, cioè se ci riesco provo a fare una cosa tipo di fare una storiella ogni due settimane fissa, però affiancata a una pagina in più, che è una pagina cioè di una storia più lunga a puntate che dura per tutta la seconda stagione e finisce alla fine della seconda stagione. Così sembra una roba pure che questa pausa l'ho fatta cercando di meditare pure su come l'innovazione no, la storia prende proprio la stessa formula.